My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow moving dream. E ciao a tutti amici di voi, siete stati via una settimana ma io sono rimasta qui con Ivo. Io adesso un'altra domanda gliela devo fare. Quindi, so che col Catalan Style non si devono assolutamente usare le mani, perché devono essere tenute giù, perché bisogna stare fermi, però il Catalan Style di passi è molto più saltato. Sì, non è che bisogna tenere le mani ferme. Ecco, vedi, non le imparo, non le imparo, vai. Allora, uno delle regole... che si possono rappresentare anche questo stile, è che le movenze sono tutte collegate alla cultura. Non ci sono allungamenti delle articolazioni, perciò non ci sono un piede che si allunga troppo, una mano che si va ad alzarsi, ad allungarsi troppo. I movimenti col corpo sono un po' più ristretti, ma non sono fermi, hanno un accompagnamento per quello che riguarda il corpo. Non è stabile, è rigido, come può essere il ballo irlandese, dove la parte superiore del corpo è completamente rigida. La parte superiore del corpo ha un movimento ed è morbido, non è un movimento troppo appariscente, diciamo così. Okay. È solo un accompagnamento. Logicamente c'è magari il saluto del cappello. E lì va a interpretazioni anche da coreografo di quello che potrebbe fare il ballo. Per me, anche se devo mettere un saluto toccando il cappello all'interno del ballo, è un semplice movimento, com'è il movimento tradizionale di quello che poteva essere nel Far West, i due che si salutano. E quindi ci sta. Mentre l'avvenimento potrebbe essere questo. Ah. Facendo un giro largo, andare a fare questo movimento, è sempre saluto, ma uno è abbellito da un aggraziamento del movimento che in quello che è quello che io intendo come Catalan Style non ci sta. Ora adesso, al giorno d'oggi, il Catalan Style viene personalizzato abbastanza. Più le cose diventano grandi, più diventano di moda, più diventano alla portata. E io ho visto molti cambiamenti in quello che è stato il Catalan Style in 5 anni a questa parte. Quindi alla fine di tutto, Igor, finalmente siete riusciti a metterlo negli script, a creare una struttura, anzi è stato creato anche un nome, eppure script, precisione eccetera, ma l'evoluzione c'è a prescindere, sì, comunque. C'è comunque, ma perché quando diventa... alla portata e alla mano di tutti, di tutti. Comunque non era ancora regolamentato, dove ognuno poteva prendere e dire io sto facendo Catalan Style. Esatto. Ok, perché non c'era una definizione, se non quella che io ho fatto, ma per rispetto degli altri che portano avanti questa idea, che magari hanno un'esperienza diversa da me, non l'ho chiamato un riconoscimento, quello che ho portato avanti come riconoscimento della federazione, non l'ho chiamato Catalan Style, perché è una cosa mia che ho portato avanti io, e l'ho chiamata Honky Tonk. Aiuto, mi sono persa, cos'è l'Honky Tonk? Non andiamo più a casa. Cos'è l'Honky Tonk? Honky Tonk, quello che più salta alla mente di chi ha già sentito questa parola è collegato alla musica. La musica Honky Tonk. La musica Honky Tonk nasce negli anni 30 e anche negli anni 60 ha avuto un grande exploit. Hank Williams è uno dei promotori della musica Honky Tonk. Però parliamo degli anni circa metà del Novecento. La prima volta invece che è comparsa la parola Honky Tonk, che non era proprio Honky Tonk, era Honka Tonk, è stato alla fine del 1800. Ed è sempre la musica no. Country? In quel caso, no. Honky Devo tonk, studiare! Honky Tonk, in quel caso, in quella situazione, è nato per identificare i locali, parliamo del sud-ovest degli Stati Uniti, di locali nati per... ritrovarsi il tipico saloon. Okay. Quelli che io vedevo nei film da bambina in realtà si chiamavano Honk Tonky. Honky Tonk, esatto. La parola deriva da Tonk, è la marca del famoso pianoforte.
Ma tu pensa, quindi che il pianista moriva sempre. È vero? Hawking invece erano i primi che i primi clienti affezionati di quei locali erano gli allevatori di oche. Di oche? Sì, che per prendere in giro questi allevatori scherzosamente per tutto quello che poteva nascere all'interno di quel locale, la presa in giro era il verso dell'oca. Hong Kong. Hong. Allora, quello che si è formato come riconoscimento di questi locali come nome è stato Hong Katong. Ed è comparsa la parola la prima volta in un famoso giornale dell'epoca che era alla fine del 1892 circa. Quindi era il luogo era dove ci si incontrava e dove si suonava musica, eccetera. Esattamente. Hong Katong, Honky Tonk nel tempo è diventato Honky Tonk come pronuncia, e alla fine sta a raffigurare lo stile di vita che c'era intorno ai locali Honky Tonk, perciò nelle zone del sud-ovest degli Stati Uniti. Tutto ciò che era collegato a uno stile di vita era lo stile Honky Tonk. La musica che è nata negli anni 30 e che poi si è evoluta in quei locali era Honky Tonk. Negli anni 30 che c'è stato il proibizionismo, dove si andava a spacciare il whisky, che c'erano quei locali che dove vendevano il whisky, erano locale Honky Tonk, il whisky del proibizionismo detto Honky Tonk, era Honky Tonk del proibizionismo. Negli anni 70 in America, dove hanno iniziato ad andare in quei locali con cappello estivali a ballare, ballo Honky Tonk. Era un aggettivo, lo mettevano dappertutto. Esattamente, ah. Sta a significare tutto ciò che si collegava allo stile di vita di quelle zone. Perciò io ho dato come riconoscimento Honky Tonk perché è il ballo che si collega allo stile di vita di quelle zone. Quello in cui tu hai creduto fino all'inizio, perché ti piaceva questa già cosa. Già in altri posti, già in caserma lo sentivo nominare come Honky Tonk, però non ho mai avuto l'esigenza di approfondire questa cosa perché lo chiamavo country. Perché era country. Per me era country, però ok. Alla fine ho individuato Honky Tonk come parola più congeniale per identificare quello stile dal mio punto di vista. Certo, beh, era un'esperienza tua, era una cosa tua. Al di là di tutto, esatto. Hai mantenuto la tua identità, il tuo progetto, però ti sei unito anche agli altri che fanno il Catalan style, sì. Perché ti senti simile anche a questo. Adesso sono troppi nomi, troppe confusione, adesso è diventata anche troppa, si crea troppa confusione, perciò io non potrò chiamare le mie serate Honky Tonk. Beh, certo. Uno dice, cos'è? Cos'è? È un locale dove si fa la musica Honky Tonk. Invece la musica, ripeto, è nata prima di quello che era il ballo e le due cose non sono collegate. L'unico collegamento è lo stile di vita in cui sono nate le due situazioni. Tu pensa, ne ho da studiare, bambini, ne ho da studiare. Io ringrazio Igor Pasin, che è davvero incredibile, è altro che enciclopedia. Studiate voi, che studio anch'io. Grazie di cuore per quello che condividi con noi. Grazie a voi. Grazie. Igor, grazie davvero, grazie a voi, ciao, alla prossima. And they still are, it seems, sadly in search of once